130 anni di storia per il mattino. Il principale quotidiano del mezzogiorno ha spento le candeline mercoledì 25 maggio e ha celebrato questo importante traguardo con un evento ospitato nel teatrino di corte del Palazzo Reale di Napoli. Per l'occasione il direttore uscente Federico Monga e il direttore designato Francesco De Core hanno introdotto una serie di faccia a faccia tra protagonisti del nord e del sud. Abbiamo deciso di celebrarla con 13 grandi dialoghi, perché in fin dei conti il mattino e Napoli sono delle piazze di dialogo in questo momento di informazione molto complicata, in un momento di censura, dialogare è molto importante, quindi cerchiamo di fare incontrare idee diverse per cercare di costruire, questo è un po' il nostro obiettivo. Una maratona dell'informazione trasmessa in diretta streaming è iniziata la mattina quando Monga e la conduttrice TV Caterina Balivo hanno introdotto il primo degli incontri, politica sull'Italia da riunire, con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il leader della Lega Matteo Salvini. La Lega sta lavorando per unire il Paese e per fermare la guerra. La pace non ha un colore politico, sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto il governatore De Luca. Aver aiutato l'Ucraina aggredita è stato assolutamente giusto. Siamo al terzo mese di guerra. Adesso l'arma più forte per fermare la guerra è la diplomazia. Non bombe, missili e carri armati. Ci sono segnali positivi. L'apertura di Mosca alle navi straniere ucraine per esportare grano nel mondo è un bel segnale. Il ritiro di Mosca, della candidatura di Mosca come sede di Expo 2030 è un altro bel segnale. La risposta che l'Italia e l'Occidente deve dare è investire sul dialogo, sulla diplomazia, non mandare altre armi, anche perché ne va del lavoro in Italia. Quindi la pace subito è una priorità per l'Ucraina, per la Russia, per l'Italia e per l'Occidente intero. Dare più poteri ai sindaci bravi, ai governatori bravi, far gestire a livello locale quello che lo Stato non è in grado di gestire bene a livello nazionale, libera risorse, riconosce meriti e unisce il Paese. Quindi la proposta di autonomia del Ministro Gelmini, richiesta dalla Lega, da Zaia, da Fontana, è pronta. Spero che nessuno si metta di traverso. Nel pomeriggio una serie di confronti introdotti da Francesco De Core e Caterina Balivo, fra questi quello sui possibili scenari per il futuro della comunicazione. Tra gli ospiti istituzionali il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri, che hanno affrontato il tema come governare una capitale. Non sono contrario all'autonomia, però deve essere un'autonomia che garantisce eguaglianza dei diritti in tutte le parti d'Italia, perché è chiaro che noi abbiamo un paese che ha grandi divari, divari economici, divari di servizi, divari sociali, quindi è lo Stato, noi siamo uno Stato unitario proprio perché dovremmo in teoria garantire diritti uguali, diritti costituzionali a tutti i cittadini, quindi qualsiasi processo di autonomia che viene messo in campo deve essere capace poi di metterci in condizione di ridurre questi divari e non aumentarli. Sindaco, questo progetto di autonomia delle regioni del nord di cui si parla da tanti anni, secondo lei non garantisce questa parità? Ma io penso che esiste, diciamo, che noi prima dobbiamo definire in maniera molto chiara quali sono i livelli essenziali dei servizi, quali sono i diritti dei cittadini, quali sono le cose che debbono essere garantite dal governo centrale. Poi è chiaro che è un processo di autonomia, è un processo assolutamente legittimo, però noi dobbiamo mettere davanti l'interesse delle persone, perché veniamo da anni in cui i divari sono aumentati e non sono diminuiti. Io credo che noi dobbiamo fare la nostra parte, quindi dobbiamo avere un'amministrazione efficiente, dobbiamo essere in grado di intercettare i progetti europei e nazionali a cui possiamo accedere, dobbiamo spendere bene le risorse pubbliche e poi dobbiamo, diciamo, insistere sui tavoli politici nazionali che gli investimenti che vengono fatti dal governo centrale siano fatti proprio per garantire una riduzione dei divari, ma questo non solo nell'interesse dei cittadini e dei napoletani, nell'interesse del paese, che l'Italia cresce solamente se cresce il sud, quindi dobbiamo mettere in condizione le regioni del sud a poter essere finalmente competitive e dare il loro contributo alla crescita del paese.